Olè! Giocate mai con questi simpatici giochini di logica? Potrebbero aiutarvi a sconfiggere la noia all'aeroporto. Non c'è niente di misterioso, vi danno un insieme di regole che vi portano ad ottenere un determinato obiettivo. Probabilmente non sono il meglio dell'intrattenimento odierno, ma non saprei. Può essere che dietro a questo gioco di mera logica e ragionamento ci sia qualcosa di più che il semplice ammazzare il tempo. Ovviamente noi tutti riteniamo di essere perfettamente razionali, questo è perfino ovvio. Infatti possiamo affermare che in una certa misura tale logica associativa causale è di per sé ineluttabile, di fatto cablata nei nostri complicati cervelli. Ed è così che colleghiamo tra loro le nostre esperienze. È proprio la questione della certa misura che appare proprio dove sorgono i problemi, in quanto troppo spesso le premesse fondamentali sulle quali ci basiamo sono in realtà completamente distorte, o comunque non sono realmente supportate da alcuna prova necessaria a validarle. Inutile dire che il tentativo di essere logici in un quadro cognitivo illogico non ci porta da nessuna parte. Se scaviamo oggi nel profondo delle origini e principi di perpetuazione delle nostre più care istituzioni, dalla religione alla politica, dall'economia all'ordine sociale stesso, potremmo scoprire qualcosa che è chiamata fede o fiducia, anziché la ragione. E fede, per definizione, non è una premessa della logica. Fede significa credere in qualcosa senza alcuna prova e quindi in contraddizione con l'intero processo di comprensione. Nel 1961 l'ingegnere Buckminster Fuller creò una simulazione globale chiamata The World Game. L'idea consisteva nel far funzionare il mondo per il 100% dell'umanità nel tempo più breve possibile, grazie alla cooperazione spontanea degli individui, senza danni ecologici e svantaggi per nessuno. È un esercizio di ragionamento, è abbastanza semplice, è un puzzle logico su grande scala, che anche nella sua forma più semplice è in realtà in netto contrasto con la struttura organizzativa di riferimento in cui la nostra società è inserita. È del tutto evidente. In realtà, tutto ciò che questa linea di pensiero suggerisce è di adottare una prospettiva progettuale per la Terra e per la società umana, usando ciò che sappiamo riguardo la causalità scientifica, anziché l'anarchia elitaria del mercato, che di fatto muove il mondo attraverso la rigida fede superstiziosa, che ci dice che la mano invisibile del mercato tutto sa e tutto vede. E allora vi chiedo, se avessimo il coraggio di vedere la Terra come un puzzle, un problema da risolvere, con la nostra logica basata sul sistema di leggi e regole naturali del pianeta, le leggi conosciute della fisica, e se il nostro obiettivo fosse la massimizzazione della nostra efficienza economica, l'eliminazione della povertà, l'eliminazione delle guerre, di lavorare in modo strutturale per raggiungere un'abbondanza di energia verde, e quindi lavorare per facilitare il successo dal punto di vista materiale per l'umanità, in armonia con la natura. Cosa? Che? Utopia, dite? Troppo idealista? Comunista? Beh, non so cosa ne pensate voi, ma per quanto mi riguarda, ogni volta che mi capita di rimuginare su questo pianeta che chiamiamo casa, una condizione sistemica che necessita di una sola cosa per assicurare la prosperità dell'umanità, rimango da un lato impressionato dalle incredibili conquiste che abbiamo ottenuto come specie, dall'altro rimango inorridito dai fallimenti causati dalla nostra ignoranza, gran parte dei quali derivati dal rifiuto di considerare la Terra un unico progetto sistemico e l'umanità come un'unica famiglia unita. Come questo finale di stagione di cultura in declino sostiene, l'umanità è di fronte a una scelta, un bivio, a uno spartiacque esistenziale. È una mia convinzione personale che le decisioni di carattere sociale prese da questa generazione possano essere decisive per la sopravvivenza della nostra specie nel lungo termine. E forse entro la fine di questo episodio, voi, come me, sentirete la necessità di pensare a quale sentiero seguire: una cultura in ascesa o una cultura in declino?
Scrittori di fantascienza, scienziati ed anche cosiddetti futuristi del mondo hanno immaginato diverse versioni su come potrebbe essere il futuro. Alcune sono modeste, positive o addirittura utopiche, altre distopiche, scure e oppressive, più vicine alla probabile verità. Il meglio che possiamo fare è misurare l'andazzo e tentare di ricavarne delle proiezioni, come forse ovviamente il fattore più rilevante, rappresentato dall'influenza di scienza e tecnologia. Ovviamente il progresso tecnologico ha il suo ritardo culturale, giusto? Tuttavia, non sembra che oggi il divario tra progresso scientifico e la nostra comprensione di esso si stia divaricando sempre di più. Non vi sembra leggermente ovvio che la nostra capacità tecnologica stia superando la nostra maturità sociale? Beh, in effetti è una situazione abbastanza spaventosa, perché in realtà è un problema di valenza culturale. Scienza e tecnologia nelle mani di sviluppatori lungimiranti, che magari riconoscano la nostra profonda capacità di creare abbondanza, di stabilizzare la nostra influenza ecologica e diventare sostenibili sia dal punto di vista ambientale che culturale, tendono a vedere il mondo in modo molto diverso rispetto alle più comuni mentalità di mercato nazionaliste o elitiste, che vedono la società attraverso il filtro limitato e limitante dell'interesse proprio e della competizione, aumentando costantemente quel personalissimo guadagno alle spese degli altri. È una legge naturale, di conseguenza una virtù da lodare e ricompensare. In tale contesto potremmo vedere come questi stessi strumenti vengono usati per costruire armi più potenti, più tecnologia di sorveglianza e prigioni fisiche e psicologiche ancora più forti per la stragrande maggioranza dell'umanità, in modo da rimanere in servitù di un ristretto gruppo di persone ed essenzialmente la classe proprietaria. Quindi, detto questo, vi propongo un esercizio complicato. Usando la mia nuovissima macchina del tempo, sarò la vostra guida in un viaggio attraverso due possibili futuri. Prima visiteremo il mondo come potrebbe essere, se lo schema sociale, ecologico e tecnico attuale persistesse così com'è. Poi visiteremo un possibile futuro assolutamente probabile, se noi come specie fossimo semplicemente disposti ad impiegare il nostro vasto potenziale per forgiare un nuovo sistema sociale altamente efficiente con nuove pratiche. Un disegno che non sia utopico o idealista, ma piuttosto abbastanza semplice e pratico a realizzarsi, se semplicemente decidessimo di cambiare, in accordo con la logica della nostra esistenza. New York City, anno 2110. Ne è passato di tempo dalla caduta dell'impero statunitense e di conseguenza dal declino generale di gran parte del mondo. La massiccia influenza della politica economica statunitense, insieme ai corrispondenti valori materialistici, inefficienti e dispendiosi di risorse, figli dell'economia dei consumi, cominciò a raggiungere i propri limiti fisici verso la metà del XXI secolo. Fino a quel momento la corsa verso l'industrializzazione globale continuò imperterrita, con il mondo ancora alla ricerca del cosiddetto sogno americano. Senza considerare che se il mondo intero avesse adottato gli stessi livelli di consumo e spreco fatto dagli USA, sarebbero state necessarie le risorse di altri 4 pianeti Terra, semplicemente per poter andare avanti. Cosa accadde? Beh, ci sono stati 3 chiodi sulla barra del collasso sociale. La sinergia di questi problemi ha fatto sì che si amplificassero a vicenda in un circolo vizioso, e quando la popolazione terrestre raggiunse gli 8 miliardi, appena prima della Terza Guerra Mondiale, la disoccupazione globale raggiunse i livelli del 65%. Tutti i governi del pianeta erano in bancarotta, l'uno contro l'altro, e le principali fonti di energia da idrocarburi affrontarono una scarsità destabilizzante. E nonostante che la Cina avesse vinto la guerra, la risoluzione che si raggiunse non durò molto. Il cancro e l'epidemia in Asia e oltre raggiunsero proporzioni catastrofiche, con un terzo del pianeta ancora inabitabile a causa dell'inquinamento industriale. Oggi la popolazione globale è scesa del 40% a causa di scarsità e malattie. Per quanto riguarda la crisi energetica, agli inizi del XXI secolo sono stati compiuti enormi progressi nella comprensione delle rinnovabili, dei sistemi energetici sostenibili. Stavamo imparando sulla carta come fermare l'utilizzo delle intrinsecamente scarse riserve energetiche inquinanti della Terra, rendendoci conto della quasi illimitata abbondanza del nostro universo rigenerativo e un potenziale energetico in grado di coprire più volte i nostri fabbisogni, se solo ci fossimo mossi velocemente a sufficienza per creare la giusta infrastruttura energetica.
Fortunatamente tale tentativo di transizione venne accolto dalla forte resistenza degli interessi finanziari. Vedete, c'era questa cosa chiamata libero mercato, che in verità era lontano dall'essere libero, consisteva di fatto in un sistema di protezione della guerra e dell'elitarismo, e più grande e profittevole diveniva un'industria, minore risultava l'incentivo finanziario ad alterarla. Il denaro era lo scopo del gioco, non la sostenibilità o l'efficienza. E il fatto era che avevamo bisogno di muoverci velocemente, usando le riserve di idrocarburi rimanenti, per creare le nuove infrastrutture per l'energia sostenibile. È stata una corsa contro l'aumento della popolazione mondiale, di conseguenza i suoi bisogni, e purtroppo abbiamo fallito, oltrepassando il punto di non ritorno. Quando finalmente la vera scarsità delle nostre risorse di idrocarburi fu compresa e accettata, il panico e la destabilizzazione sociale cominciarono rapidamente a fomentare le barricate. Qualunque, seppur minimo progresso compiuto, veniva rapidamente distrutto da lì a poco dalle guerre per l'acqua e l'energia. Allo stesso tempo, la Terra dovette affrontare più alti tassi di disoccupazione della storia. Da molti considerato un mito luddista, l'aumento esponenziale dell'automazione delle macchine nel XXI secolo creò una forte accelerazione della produttività industriale, a prezzi sempre più economici, dislocando i lavoratori più rapidamente di quanto la tecnologia riuscisse a creare nuovi lavori. Pensatori avanzati videro un grande cambiamento nell'architettura sociale. Forse l'antica idea del guadagnarsi da vivere poteva essere rimpiazzata dal vivere la vita. Potemmo vedere la nuova capacità di creare un'abbondanza per accogliere i bisogni di ciascun essere umano sulla Terra, 8 miliardi e oltre. Ma purtroppo questa prospettiva finì allo stesso modo delle nostre ambizioni sull'energia. Le corporazioni, ancorate ad una maniera di pensare che vedeva la meccanizzazione non come mezzo per raggiungere l'abbondanza, ma piuttosto come mezzo per risparmiare ancora più denaro nel processo di riduzione, creò un violento scontro, ma non solo tra lavoratori e proprietari, ma ironicamente uno scontro tra le funzioni sociali. Il capitalismo dovette affrontare la sua più grande contraddizione. All'improvviso il lavoro poteva esistere con sempre minor coinvolgimento umano. Di conseguenza, la ricerca costante dell'efficienza di costo per il profitto significò inevitabilmente che sarebbero stati messi in circolazione meno soldi attraverso gli stipendi, e così il sistema si spinse in un abisso senza fondo. Notando tutto ciò, alcuni vollero fermare la meccanizzazione. Sapendo che l'economia, per come era stata concepita, aveva letteralmente bisogno di lavoro, altri si diedero all'attivismo per cercare di convincere il mondo che era giunta l'ora di adattarsi e semplicemente di dare all'umanità quello di cui aveva bisogno per oltrepassare l'economia. Perché mai dovremmo inventare altri lavori e sprecare la vita umana soltanto per mantenere questo sistema? Ma ovviamente furono distrutti dai media, rigettati come socialisti parvenu e comunisti antiliberisti, intenti a corrompere la supposta libertà di quello che non era altro che una religione, il mercato onniveggente. E quando giunse il momento in cui i governi, controllati dalle corporazioni, non poterono più fingere di non vedere, il sentimento di rabbia e di sgomento era ormai incontrollabile. I sindacati scioperarono e il grido per la rivoluzione esplose. I luddisti incolparono la tecnologia per i loro problemi, le aziende incolparono le interferenze del governo, la controcultura incolpò la cospirazione idealizzata e pochi realizzarono che si trattava di un fallimento del sistema, un'evoluzione naturale della nostra cultura che esigeva rispetto e adattamento. E la terza, e forse la più assurda delle piaghe sociali, era l'illusione del debito finanziario. È una nota storica interessante il fatto che per qualche motivo le modalità del mercato, non dissimili dalla criminalità organizzata di stampo mafioso, non furono mai veramente accettate come legittima conseguenza, quando invece era di fatto un ethos dominante nella natura competitiva, guidata dalla scarsità propria del sistema. Secoli di negazione di tali concetti possono essere riscontrati negli innumerevoli libri di economia di questo modello ora fallito, sostenendo regolarmente che se uno di questi comportamenti si presentasse rappresenterebbe un'eccezione, piuttosto che una caratteristica propria del sistema stesso. Da questa inclinazione è emerso il sistema del debito. E se lo si intende strutturalmente come una forza di guerra o di classe, si può dire che il sistema ha servito all'elite molto bene e per un lungo periodo di tempo. Ogni forma di valuta prodotta fu creata dal debito e data in prestito con interessi ai governi, alle imprese e agli individui. E dato che è matematicamente impossibile che il debito potesse mai essere ripagato, poiché nell'economia globale ci sarebbe sempre stata una quantità di debito superiore rispetto al denaro disponibile per ripagarlo, dovuto dal meccanismo proprio del profitto, del ricarico degli interessi, permette un surplus di manodopera a basso costo.
comportando un ampliamento di divario tra classi, passando dall'1% della popolazione che possedeva il 40% della ricchezza del pianeta all'inizio del XXI secolo all'1% che ora ne possiede il 70%. Alla fine, la natura virale del meccanismo ha avuto la meglio su tutti. All'espansione di questa follia hanno contribuito poi in gran parte le istituzioni bancarie, prestando nuovamente moneta creata dal debito ai paesi ormai in bancarotta, solo per vedere anche queste banche mondiali fallire con il tempo. Fu la truffa più grande e inaspettata di tutti i tempi. Uno schema piramidale agli steroidi, destinato al fallimento per tutti. E una volta giunti alla Terza Guerra Mondiale, tutti i paesi risultarono vicendevolmente insolventi, portando al collasso del sistema bancario mondiale. Ovviamente durante questo calvario l'illusione della cosiddetta democrazia resisteva ancora, tanto religiosa e mitologica, nel suo intendimento quanto al cosiddetto libero mercato. Tutti si rivoltarono al loro governo rappresentativo, un'entità inequivocabilmente mafiosa, in relazione incestuosa con gli interessi finanziari delle corporazioni, che in virtù dell'etica dominante della guerra sociale di classe e della competizione aveva scarsi incentivi strutturali a prendersi cura della vasta maggioranza del mondo. E così fu. Mica tanto bene, no? Se questo futuro può sembrare un po' estremo nella sua presentazione, tenete in mente che è quello che suggeriscono le tendenze. Tuttavia, credo sia giunto il momento di adottare un punto di vista positivo al futuro, un futuro realmente possibile, se fossimo abbastanza intelligenti da organizzarci coerentemente. Dove accidenti mi trovo? Devo aver digitato male. Oh no, aspetta. Siamo tornati nel passato, al Zeitgeist Media Festival 2013. Dai. Ah, e là c'è Kelly Mace che canta. If we do these things when the tree is green, oh please, what will happen when it dies? I create and know somewhere deep in the unseen is the key that will open up. Insomma, come credi che sarà il futuro tra, metti, 100 anni? Beh, penso che potremmo intraprendere due strade. La prima sarebbe continuare a costruire su quelle che sono le macerie di questo sistema antisociale in cancrena, la cui linea guida è ogni essere umano per i cazzi propri. E non mi piace quest'idea. Ma credo che ci sia un'altra direzione che potremmo prendere. Mi piacerebbe vedere la gente lavorare insieme in comunità. Credo che ci manchi completamente l'elemento tribale. Come direbbe Maus, mi piacerebbe che tutti vivessero in case sugli alberi. Voglio dire, credo veramente che abbiamo la tecnologia per affrontare qualsiasi problema immaginabile sulla Terra. Abbiamo piante che possono biorisanare i terreni, come i girasoli, per esempio. Abbiamo tutto quello che c'è disponibile per rimediare a tutti questi problemi, per creare un'incredibile abbondanza, per non dover più avere a che fare con questo sistema monetario vergognosamente corrotto. Ah, peccato. Mi dispiace lasciare questo festival strafico. È davvero incredibile come le arti contribuiscano allo sviluppo sociale. Eh sì, la vita dovrebbe essere un festeggiamento, non un calvario. Ma ok, torniamo al lavoro. Los Angeles, 2110. Quello che un tempo era un mar di traffico urbano e folla agitata, all'inizio del XXI secolo è stato trasformato in un modello di efficienza e sicurezza. La tradizionale giornata lavorativa dalle 9 alle 17 che ha costretto gran parte della società a imbottigliarsi in autostrade senza via d'uscita verso una forma di schiavitù celata è una memoria distante di una società nuova e tecnologicamente molto avanzata. La partecipazione alla società non è più basata sulla ristretta egocentrica ricerca del guadagno personale. La moneta ormai ha perso il suo uso molto tempo fa, in quanto fu superata la premessa alla base della sua esistenza. La cultura finalmente si rese conto che un sistema tecnologico essenziale di collaborazione, condivisione di risorse e idee avrebbe reso possibile un mondo di abbondanza sostenibile e stabile, diverso da qualsiasi cosa che l'etica del mercato della scarsità, della competizione e della guerra di classe avrebbero mai potuto immaginare. Si chiamò la Grande Transizione, in cui i benefici di adottare una prospettiva di scala globale, assieme all'applicazione delle scienze fisiche, sociali e elementari, mise in moto un flusso di pensieri che trascese ogni cosa che avremmo considerato normale all'inizio del XXI secolo. E nonostante fosse lontano dalla perfezione, il piano essenziale di prenderci cura di tutto funzionò, senza per questo pregiudicare il rispetto per l'ambiente naturale, sguinzagliando un genere di libertà umana e capacità di sviluppo mai vista prima.
Per capire come emerse questo nuovo mondo, dobbiamo iniziare a riconoscere una tendenza che divenne evidente dall'inizio del XX secolo. Avendo l'umanità speso maggior parte della sua esistenza sotto il velo della superstizione, della scarsità imminente e l'elitarismo generale, l'idea fissa di non avere mai abbastanza e la perpetrazione della divisione tra ricchi e poveri sembrava essere solo un'immutabile legge della natura. Guerra dopo guerra, genocidio dopo genocidio, si è intuitivamente affermata la convinzione che tutto ciò fosse insito e proprio della condizione umana. Tuttavia, con lo sviluppo della scienza e la nozione di una cosa nota come efficienza tecnica, cominciò ad emergere una visione che segnò la svolta per quello che probabilmente rappresenta il cambiamento più radicale nella storia dell'organizzazione sociale umana. Si chiama effimeralizzazione, consiste nella capacità di fare molto di più con molto meno. Può sembrare un paradosso. La nostra evoluzione nella comprensione e nell'utilizzo delle risorse del pianeta, assieme all'approfondimento delle nostre conoscenze sulle leggi delle scienze naturali, ha azionato un processo di conservazione ed efficienza che col tempo fece sì che quantità sempre minori di materiale, lavoro ed energia fossero necessarie per produrre ed eseguire processi a supporto della vita. Per esempio, il primo computer costruito negli anni 40 copriva ben 1800 metri quadrati e pesava 30 tonnellate, consumava 160 kW di energia. Oggi un piccolo cellulare economico può fare calcoli molto più velocemente e consumando praticamente nulla in confronto. Le comunicazioni, che necessitavano di quantità incredibili di fili di rame per permettere di compiere telefonate, sono state sostituite da piccoli satelliti ultraleggeri. La costruzione d'ile, che richiedeva enormi quantità di lavoro e risorse, si è evoluta verso l'utilizzo di strutture prefabbricate ultraleggere, che poterono essere assemblate con l'automazione, impiegando solo una frazione del tempo, materiale e lavoro di prima, e allo stesso tempo risultando più resistenti e durature. Anche il settore base dell'alimentazione, l'agricoltura, che sin dal Neolitico era ristretto a determinate regioni, per via del clima e del tipo di terreno, conobbe una rivoluzione in termini di versatilità, in cui sistemi di agricoltura senza terreno permisero di coltivare cibo biologico localmente, senza pesticidi, con meno fertilizzante e senza sprechi di energia per i trasporti. L'idea della globalizzazione era un lontano ricordo, insieme all'immenso spreco che ha creato. Alla fine nessuna industria, piccola o grande, disdegnava questo metodo. La stessa forza operaia, con l'ausilio dell'automazione, finalmente applicata come sistema di produzione, migliorò incredibilmente in termini di efficienza e capacità, con sempre meno sforzo umano necessario nel tempo. Entro la metà del XXI secolo anche l'idea della produzione di massa venne accantonata, poiché il progresso della robotica modulare e la nanotecnologia fecero sì che la produzione avvenisse sul posto e a richiesta, in una varietà che non si era mai vista durante il capitalismo. L'idea di produrre beni su larga scala e immagazzinarli non esisteva più. Infatti, nella maggior parte delle case c'era ormai una stanza di produzione dove si stampavano abiti e utensili domestici di uso comune, direttamente in loco. E mano a mano che l'efficienza crebbe sempre più, portando il mondo in una condizione di abbondanza post-scarsità, dove nel contesto educativo della legge naturale, riconoscendo l'esistenza di limiti alla crescita e al consumo e rispettandoli, emerse un nuovo sistema valoriale che si gloriava della capacità di migliorare l'efficienza e mantenere l'equilibrio ecologico e la sostenibilità, e non solo la sostenibilità fisica in sé e per sé, ma la sostenibilità culturale. Essere in grado di prendersi cura di tutti non era una poetica conseguenza. Creare una forma di armonia terrena sconosciuta sino ad allora era uno scopo fondamentale. Ovviamente nessuna di queste transizioni furono indolore. L'economia del mercato e coloro che ne traevano maggior profitto tentarono sistematicamente di fermare questa trasformazione, poiché il loro status elitario veniva messo in discussione. Ci vollero decenni di attivismo e di dimostrazioni in tutto il mondo, incluse persone potenti e facoltose, convinte che la vita potesse essere molto migliore anche per loro, oltre che per tutti gli altri, e che il vecchio sistema di mercato era semplicemente incompatibile con questo nuovo paradigma di efficienza ottimizzata e di efficienza assolutamente necessaria, non solo per il progresso della società, ma per salvarla. Oh cazzo, devo andar via, è quasi l'ora del mio programma preferito in TV. Che cazzo?
Bentornati a Sacco del Libero Mercato, il gioco che testa le tue conoscenze sull'economia globale e ci ricorda che la vera libertà risiede nella nostra capacità di togliere la libertà ad altri. Siamo adesso all'ultima manche con le categorie rimanenti. Quegli austriaci tontoloni, quale mafia? Vaffanculo tu e i tuoi sogni scolastici e poi dammi 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 mio mio mio. Tammy, è il tuo turno. Sam, scelgo Vaffanculo tu e i tuoi sogni scolastici per $300, grazie. Attualmente negli Stati Uniti, quale forma indiretta di schiavitù sta salvando maggiormente la classe dirigente, generando legioni di giovani e disperati operai? Tim? Credo che sia la schiavitù del debito. La risposta è corretta, Tim! Infatti, ci sono più o meno 1,2 trilioni di dollari solo di debito studentesco. Un bel incentivo alla carriera, questo è sicuro. Tim, tocca a te. Scelgo quale mafia per $400, grazie. Quale cartello indotto dal libero mercato al momento mantiene potere più oppressivo sulle politiche per il miglioramento della vita della pubblica sanità? Tammy? La Federal Reserve. Quasi, ma ha sbagliato. Fred? La Food and Drug Administration. Giusto! Infatti è vero, amici, abbiamo già cure per il cancro. Peccato che interferirebbero con i piani della mafia delle compagnie farmaceutiche. Fred? Sì, Sam, scelgo dammi 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 mio 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 per $600. Quale continente è stato sfruttato di più per le sue risorse naturali e la manodopera a basso prezzo fin dall'inizio dell'impero britannico? Fred? L'Asia? Molto vicino, ma no. Tammy? Sud America? Sei più vicina, ma no bueno. Tim? Africa. L'hai detto! Petrolio, minerali, spezie e anche persone furono trasportate dall'Occidente e fatte fruttare per centinaia di anni. Il miglior tipo di efficienza economica. Questo suono significa che il tempo è scaduto. Fred, sei il nostro nuovo vincitore! Tammy e Tim, prego, entrate nel vostro sacco del libero mercato, poiché d'ora in poi contribuirete ai mercati economici emergenti del terzo mondo. Tammy andrà nella bellissima Thailandia come schiava sessuale di uno dei mercati più promettenti nella regione, quello del traffico umano, mentre Tim va nel sud-est asiatico a lavorare 18 ore al giorno per 10 centesimi l'ora, facendo costose scarpe sportive per i ragazzini americani. E con questo è tutto. Linea allo sponsor. La maggior parte della gente non sa che il golf fu inventato da Alphonse Leggard, il cui occhio di vetro gli schizzò via quando starnutì troppo forte. Siccome aveva una gamba rotta, dovette fare putt con l'occhio fino a casa finché sua moglie lo raccolse per lui. Ma ormai sapeva di avere un nuovo sport ed un sogno. È tutto vero, sai perché? Perché te l'ha detto un tizio in giacca e cravatta. Pensieri finali. Inizialmente mi sono dato all'attivismo, facendo quello che la maggior parte di noi faceva, dando la colpa agli altri e alle istituzioni. Non ti piace la guerra? Incolpiamo il presidente, il congresso e i lobbisti politici. Non ti piace lo scempio ecologico? Incolpiamo questo o quell'azienda corrotta, o qualche agenzia per lo scarso controllo di vigilanza. Non ti piace essere povero e socialmente incapacitato? Incolpiamo il controllo del governo e le sue interferenze in questo utopistico mercato libero di cui tutti parlano. La semplice verità è che la sola cosa da incolpare è la caotica dinamica causale dell'espressione del sistema stesso, a livello culturale. In altre parole, nessuno di noi crea o fa una qualsiasi cosa nella completa solitudine. È impossibile, perché siamo legati a un sistema e a livello fisico e psicologico è un continuo. Perciò la nostra visione della causalità rispetto al cambiamento sociale può essere realmente produttiva solo se cerchiamo e attingiamo alle influenze sociologiche più rilevanti, così da cominciare ad alterare negli effetti, alla radice. Non so voi, ma io sono stanco di ascoltare il 95% dei media, dei critici sociali, dei partiti politici, dei filosofi dell'economia, quei cosiddetti scienziati e quelle comunità attiviste che gridano e urlano e continuano a sprecare energia per rattoppare una nave che affonda, che non ha mai avuto alcuna speranza di restarsene a galla. Non dico che rattoppare non serva, ok, però ci stiamo veramente dissanguando per le nostre ferite. Tuttavia il grado di imbarazzo che proviamo, comportandoci come dei criceti sulla ruota, deve sembrare un'incredibile figata
per un reality show di una televisione aliena che ci guarda da chissà dove. Il grande ormai defunto George Carlin disse: quando nasci su questo pianeta ti viene dato un biglietto per i fenomeni da baraccone e se nasci in America ti danno il posto in prima fila. Forse è vero che dietro ogni cinico c'è un idealista fallito, ma in un mondo dove ogni buona azione è punita, è facile vedere come la più sensibile delle condizioni umane non può che soffrire un trauma nello spirito, dove una sana e pura buona volontà, curiosità e sviluppo razionale è calpestata, soppressa e distrutta da un testardo tradizionalismo, temprato dalle ipotetiche virtù dell'elitismo arrogante. Eh sì, se non lo hai ancora capito, all'essenza di questa serie non c'è una satirica visione della vita moderna. Questa è una profonda e agitata espressione che spinge in parte il mio tentativo catartico per reprimere l'istinto di non fregarmene più di niente. Ciò detto, la mia speranza è che qualcuno di voi là fuori, che si identifica in questa situazione, cominci a capire la gravità di questa lotta sociale e si impegni per redimere questa epidemia di belligeranza intellettuale, conosciuta come lo Zeitgeist che subiamo. Con questo vorrei ringraziare tutti voi che avete sostenuto questo show e forse riusciremo a vedere un mondo con un unico scopo, accorgendoci che ogni cosa siamo noi e noi siamo ogni cosa. Una specie di responsabilità spirituale, se volete, che forse ci eleva dall'era oscura in cui sguazziamo adesso. Il mio nome è Peter Joseph e forse tu, come me, non ti crederai più una vittima di una cultura in declino, ma piuttosto un agente dell'evoluzione, un agente di una cultura in ascesa. Il Pentagono ha implementato una sua nuova strategia per la presenza globale. Rete operativa con protocollo militare per la consapevolezza. Denominata Operazione Tampone.